What's wrong with you? What's wrong with you? These people are kidnapped. Why are you writing "Free Palestine" on big oh, posters of kidnapped people? Why are you doing that? Why do you have so much hatred in your heart? Why do I have hatred in my heart? Why do you have hatred in your heart? What do you know about me? I just saw you painting on kidnapped posters. Those people are innocent people. They were yes. kidnapped. and putting up posters of some propaganda picture of Molovalenko. No, it's not. People. Who says no. that? No, it's not. They've been kidnapped. They've been kidnapped by Hamas. You should be ashamed of yourself. Shame you. No shame on you. Bene. E quindi oggi ho aperto il video co così con questo prezioso contributo antropologico, possiamo definirlo così, che ci mostra esattamente i meccanismi mentali e le logiche di questi attivisti per la pace. Che insomma, no? Mettere quei post delle persone rapite è propaganda che giustifica la violenza. Non fa una piega come ragionamento o no? Quindi, insomma, anche questi manifesti che circolano per l'Italia, che scopo hanno? Convincere il governo a votare contro l'invio di armi in Ucraina? Non c'è bisogno perché lo hanno appena, hanno appena votato contro. Quindi a cosa servono quei manifesti? Spiegatemi, a portare alla pace? Quelli sono manifesti pacifisti? Servono a impedire la propaganda che giustifica la violenza? Bene, in ogni caso la cosa più onesta di questo manifesto è giusto il rosso. Perché di fatto stringere la mano alla Russia è macchiarsi di rosso. Non so se avete capito cosa intendo per rosso. Sempre però sulla pelle degli ucraini. Quindi complimentoni per il vostro pacifismo, che mi puzza tanto di non vedo, non sento, non parlo, ma intanto mi prendo i soldini del Cremlino sottobanco. Quindi, cari amici e care amiche, questa è la triste realtà in Italia. Insomma, dall'altra parte, fra l'altro, come viene riportato in questo post, chiamiamolo così, di un attivista di questo tipo di eh, pacifismo, chiamiamolo così, dall'altra parte nei territori occupati, nella città che la Russia si è appropriata, qualcuno ha afflitto ha fisso un manifesto allo stesso modo, che dice no, che l'Italia non è nostra nemica. Insomma, l'importante è che nessuno pensi che l'Italia sia nemica. Questa è la cosa importante. Così, insomma, la mafia russa e quella italiana sono contente e siamo tutti con la coscienza a posto. L'importante è che il popolo italiano non passi come sostenitore della nazione che è stata invasa. Poi fa niente se il governo di Riffa e di Raffa Riesce anche a sostenerlo un pochino, il paese invaso? No? Ma come sempre, poche idee e tanto confuse. Ma andiamo avanti perché onestamente sono abbastanza stanco di questi ragionamenti, di leggere anche i commenti così ottusi. E mi vengono anche in mente quelle sinistre che nel mio paese sono state capaci di dire che la pace non si ottiene mandando armi all'Ucraina. Ma voglio dire, se non è la sinistra a fare questi ragionamenti, cosa, che non lo so, cosa penserebbe un Sandro Pertini oggi? Così come tutte quelle persone che si sono sacrificate, hanno sacrificato la loro vita per combattere dittature, regimi e violenza, no? Sarebbe tanto bello se la Russia si ritirasse dai territori occupati vedendo un esercito ucraino armato solo di fiori e ghirlande, no? Ma così, insomma, per dire il mondo forse non funziona così. E come si dice, è sempre tanto bello fare i pacifisti con il sedere degli altri. Non so se ho reso l'idea. Comunque, chi sono io per fare questi discorsi? No, siamo in democrazia. Ognuno è libero di pensarla come vuole. E chiedo scusa se sto per urtare la sensibilità di qualcuno oggi. Di quelle scimmiette che non vogliono sapere e non vogliono sentire. Però di sapere e sentire ce n'è tanto. In due anni e mezzo di guerra. Io fate mi faccio presente che in questi otto mesi in cui, da cui tratto questi argomenti, vi ho mostrato solo, non so, meno dell'1% di quello che avrei potuto farvi vedere. Che ovviamente non posso, per le regole di YouTube, ma se una persona vuole aprire la mente e esplorare, può farlo, voglio dire, è facile. Ci sono tanti video, ma ne ho presi giusto qualcuno oggi per farvi vedere come la Russia non è un nemico, non è il mio nemico, non è nemico di nessuno la Russia. In questo video c'è questo bambino a cui la madre chiede Dov'è papà? e il bambino corre ad abbracciarlo. E poi c'è questa donna che è così convinta che la Russia non è nemica che... Maledice i russi per sette generazioni perché? Beh, è molto semplice perché ha appena perso tutti nell'ennesimo attacco missilistico sui civili da parte russa, voglio dire, no? Ma non tutte le madri ucraine perdono i propri figli perché, insomma, no? la Russia non è nemica. Questo ragazzo di 25 anni è appena tornato dalla prigionia in Russia. E i russi sono così tanto civili e civilizzati che trattano i prigionieri in modo davvero gentile e umano. Questo trattamento umano comprende per esempio l'elettroshock e lui ne ha subiti così tanti che non riesce a riconoscere neanche sua madre. Del resto ci sono dozzine e dozzine di video e immagini del genere, ma mica posso mostrarvele, no? Quindi sono un propagandista a questo punto? Questo fa di me un propagandista? Non lo so. Il più recente di questi video è arrivato giusto l'altro ieri, nell'ennesimo attacco contro una casa, che non aveva niente di militare, era giusto un edificio civile. Insomma, questo bambino aveva 12 anni e se n'è andato insieme alla nonna. La madre che si è arruolata nell'esercito per difendere il suo paese è arrivata pochi minuti dopo. Quindi sì, è curioso notare come lo stesso giorno è Lichlein eh, che si propone come rappresentante di quella sinistra che dovrebbe avere le idee chiare quando si tratta di difendere i paesi, dalle dittature e dalle invasioni, giusto l'altro ieri ballava sulle note di Lady Gaga, insomma. Io non lo so se questa strategia politica di andarsi a cercare voti con discorsi da bar sulla sanità, sul populismo, sul non dare armi all'Ucraina, possa in qualche modo elevare le sinistre italiane, non credo, ho seri dubbi a riguardo. E forse per qualcuno quel cartellone significa qualcosa in Italia, per me no, almeno l'unica cosa che testimonia è la stupidità umana, è quello che si riesce a fare con i soldi in Italia, cioè praticamente tutto, pagando qualche amministrazione sotto banco, affliggendo, affliggendo delle assurdità, non ci si rende neanche conto di commettere un illecito di violare quelle leggi che permettono al nostro paese di essere una democrazia e così scrivere su un cartellone di essere amici di una nazione che sponsorizza il terrorismo il cui governo è stato accusato di crimini di guerra dal Tribunale internazionale dell'AIA. Siamo arrivati a questo punto. Ma come si dice, no? Tanto tranquilli che prima o poi, da un punto di vista legale... Chi di dovere presenterà il conto alle amministrazioni e a chi ha sponsorizzato quei manifesti. Su questo non ci piove. E mentre in Italia ci copriamo di ridicolo, la comunità internazionale per fortuna ha un pochino le idee più chiare, almeno, possiamo dire così. Anche quando si parla di queste influenze e delle mazzette che il Cremlino fa passare sotto banco alle democrazie occidentali. E come si dice, no? Basta vedere le cose da una prospettiva diversa, a volte, che non sia il tuo piccolo orticello, ok? Questa foto spiega esattamente il fenomeno di come sono i filorussi che aprono canali su YouTube, filorussi che stanno nelle, nella stampa, nella stampa indipendente e non. Insomma, questi sono, in alto, ci sono i cosiddetti giornalisti indipendenti europei. Sotto, invece c'è la fine che fanno i giornalisti indipendenti in Russia non lo so si nota qualche differenza poi con queste traiettorie in questo video possiamo vedere per esempio i bombardieri russi su 34 che conducono gli attacchi con le loro bombe sull'Ucraina e le sue città quindi insomma una persona un po' ignorantella di aviazione potrebbe pensare alle cosiddette scie chimiche, quindi oltre alle scie chimiche di pace ci sono anche i cesti di fiori lanciati dai russi in questo modo, quindi quale modo migliore per fermarli se non togliendo le armi all'Ucraina? Tra l'altro anche in Russia ci sono fenomeni strani, il popolo russo è un fenomeno strano, sarà sicuramente felice di sapere che in Italia li supportiamo in questo modo, votando contro la fine di questa guerra, togliendo le armi all'Ucraina. È una genialata. Come? No? Quale modo migliore di finire una guerra? Togliendo a chi è invaso la possibilità di difendersi. Non la vedo diversamente. Specialmente, per esempio, queste madri e queste mogli di soldati russi che hanno giusto accennato un piccolo sit-in davanti al governo per chiedere che fine hanno fatto i propri mariti, perché non vengono avvicendati e come sempre succede, vengono prelevati di forza, portati in galera e poi viene buttata via la chiave. Ma che bello, sì, stringere la mano e dichiararsi amico di un governo che fa queste cose. Insomma, questi pacifisti italiani, non so se eh, se ne rendono conto, ma è pieno di... Casi del genere nella storia. Addirittura c'era gente che durante la seconda guerra mondiale girava con questi striscioni. Ma cioè no? Qualcuno potrà dire, ma che strano. Eppure ci sono, ci sono stati anche loro, quelli che credevano che la Germania non era nemica. Non era nostra nemica la Germania. Ma certo, che cosa sbagliata a schierarsi contro la Germania. Molto bene, quindi andiamo avanti. Ecco alcuni aggiornamenti sulla situazione ad oggi, 22 settembre 2024. È stato colpito un altro deposito di munizioni nel Caucaso settentrionale Tiroes, scusate, nella regione di Krasnodar. Insomma, gli ucraini riescono a distruggere le armi della Russia. Insomma, noi non abbiamo capito niente. I nostri movimenti pacifisti non hanno capito niente. O, cioè, meglio, per meglio dirlo, gli ucraini non hanno capito niente. Cioè, se devono finire questa guerra, devono distruggere le proprie armi, non quelle russe. No? Così danno ragione ai nostri pacifisti. Come si vede, a nord della città c'è un aeroporto militare dove è presente, fra l'altro, una piccola squadriglia di su 27 o le loro versioni più aggiornate. Per il resto, sull'aeroporto di Krasnodar, storicamente, sono presenti gli L-39 per addestramento. Il deposito, invece, che si trova più a ovest, è, è stato colpito e i video sono stati passati da fonte russa, quindi non ditemi che passo le fonti ucraine. Si è scoperto insomma, che questo deposito serviva come stoccaggio e distribuzioni, distribuzione delle munizioni di artiglieria che arrivavano dalla Corea del Nord. Il video dell'attacco, ripreso da un cittadino della zona, mentre era in macchina, più altri che erano a, a, per strada, mostra un'esplosione gigantesca. Non posso mostrarvi il video a causa delle restrizioni di YouTube, ma ve lo descrivo come un botto parecchio grosso, dove sono stati proiettati questi proiettili di artiglieria ovunque in giro. Insomma, questi successi da parte ucraina sono straordinari, hanno un'importanza strategica fondamentale per alleggerire la pressione al fronte, molto di più degli attacchi del, alle raffinerie di petrolio e alle strutture energetiche. Questa è una foto satellitare di ieri che mostra gli effetti dell'attacco e tutti questi incendi che si sono sviluppati nell'area presumibilmente sono dovuti ai frammenti delle munizioni. Che sono state proiettate a centinaia di metri di distanza, tanto da colpire la periferia della città e l'aeroporto. Poi i droni ucraini sono tornati anche a colpire la zona di Toropek. Un secondo deposito di munizioni è stato colpito pesantemente giusto ieri. Queste sono le immagini di prima e dopo, sempre via satellite. Questo deposito si trova a pochi chilometri a sud del deposito principale che è stato fatto brillare tre giorni fa. Qualcuno in questi giorni si è chiesto ma com'è possibile che con dei semplici droni gli ucraini siano capaci di fare dei botti così grandi in strutture che dovrebbero essere fortificate? È una bella domanda che ha una risposta molto semplice. La Russia, dovendo attingere a queste risorse di munizioni ogni giorno con una logistica allo stremo per supportare più di 1200 km di fronte, ha commesso un errore molto semplice e anche piuttosto grave, come quello di lasciare queste polveriere letteralmente scoperte, come si vede in queste immagini. Di conseguenza i botti che fanno sono dovuti a questo. Fra gli altri depositi, i droni ucraini sono riusciti anche a distruggere la storica base della Wagner nel territorio di Krasnodar. Ecco quindi... A differenza di tanti italiani possiamo dire che le forze armate ucraine non hanno di certo la memoria corta, quindi bravi, bel colpo. Sempre per restare in tema di memoria corta, una moto vedetta ucraina è tornata a visitare l'isola dei serpenti, che per chi se la ricorda fu attaccata immediatamente alle ore successive alla dichiarazione di guerra di Putin il 24 febbraio 2022. All'epoca la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero, la Moscova, si avvicinò all'isola, intimando alla guardia di confine ucraina di arrendersi. Sull'isola c'erano un ragazzo e una ragazza che si sentono poi parlare nell'audio originale. Ve lo propongo per quell'audio che passerà alla storia come il messaggio più universale e chiaro che si possa dire a una dittatura. Quel vaffa, insomma, penso che si possa riassumere nel concetto di amicizia con la Russia più di qualsiasi altra immagine o manifesto. Curioso che poi gli ucraini si vendicarono affondando la nave ammiraglia del Mar Nero pochi mesi dopo, con giusto due missili, fu colpita e affondata. Abbiamo poi altri aggiornamenti dal fronte, partendo dall'area del Donbass. L'avanzata russa continua con la conquista di un paio di chilometri in direzione di Kuranovke. Qualche progresso poi lo hanno ottenuto a sud, nell'area di Vuledar. Ferma è invece l'azione diretta verso Pokrovsk, che sta incontrando una feroce resistenza da parte ucraina. Spostandoci più a nord, nell'area di Torek, Toresk, scusate, le truppe russe hanno raggiunto alcuni quartieri della città, devastandoli. I soldati ucraini stanno combattendo casa per casa in queste ore e la situazione non è facile. La stessa area di New York sta vedendo le truppe ucraine ritirarsi dalle posizioni occupate una settimana fa. Poco più a nord, oltre Chasi viar dove non si segnalano particolari cambiamenti, in quanto i russi non riescono ancora ad attraversarvi il fiume. Una controffensiva ucraina ha liberato alcuni campi in quest'area, circa 2,5 km, quadrati, che vediamo qui. La mappa di Deep State non è aggiornata in tempo reale, ma le tonalità di colori cambiano in base a quello che si sa per certo. Se la zona è grigia significa che è un'area contesa, blu che è stata liberata, verde che è stata liberata da oltre un anno. Quindi seguendo la linea del fronte più a nord vediamo altre azioni di sfondamento russo che hanno raggiunto il villaggio di Nevke e ulteriori progressi nei campi poco più a nord. Il numero impressionante dei report invece sulla, masca, sulla mappa di Mayakovsk 73 ci dà un'idea di quanto in quest'ultima settimana le azioni si sono intensificate da entrambe le parti specialmente da parte ucraina nella zona del Donbass sulle posizioni russe con l'utilizzo di artiglieria e droni mentre i report da parte russa sono essenzialmente di bombardamenti e attacchi missilistici nelle retrovie ucraine e sulle città dove ci sono i civili Kharkiv per esempio e i suoi civili ormai si sa sono presi sistematicamente da un mese a questa parte Lì dove i russi non hanno nessuna possibilità di raggiungere questa città, in quanto l'area di Lipsi è ferma da oltre due anni praticamente. Anzi, lì stanno addirittura perdendo terreno i russi. Quindi non esiste nessun motivo strategico o militare per colpire Kharkiv in questo momento. Che, insomma, l'unico motivo per cui lo fanno è di colpire i civili, letteralmente. Aumentando ogni giorno la lista di crimini di guerra. In ogni caso, le attività presso Vojtansk e l'Ipsi eh, anche qui sono intensificate in questi giorni, mentre nella regione di Kursk l'aviazione russa continua i suoi raid. Non ho novità da mostrarvi in termini di progressi sulla mappa, se non una conquista da parte ucraina in direzione nord. E il consolidamento della nuova area catturata a ovest. Continua invece la pressione russa al centro di quest'area, ma in questi due giorni, come vedete, non ci sono grossi cambiamenti significativi. Quindi dovremo aspettare le prossime ore per vedere degli aggiornamenti. La situazione non è di certo facile. Come ho già accennato nei video precedenti, potremmo aspettarci dei cambiamenti molto veloci in quest'area. Perché gli ucraini, bisogna dirlo, non hanno di certo risorse infinite e non possono condurre un'azione su larga scala nella regione di Kursk, dato che comunque devono anche preoccuparsi di tenere il fronte a sud. Quindi non è detto che riescano a chiudere i russi in una sacca, come vi ho accennato nei giorni precedenti. Anzi, è piuttosto realistico pensare che possano ritirarsi prima dell'inverno almeno da questa parte dei territori occupati. Resta il fatto che aprire un nuovo fronte è stata un'azione brillante e chissà, magari potremmo aspettarci altre incursioni di questo tipo in futuro. Quindi questa è la situazione al fronte. In linea generale possiamo dire che gli ucraini stanno continuando la loro opera di distruzione dell'esercito russo, specialmente decimando le loro forze con l'utilizzo dei droni e colpendo soprattutto anche i suoi arsenali. Ma nel frattempo, la strategia russa è quella di cercare di rubare quanto più territorio possibile all'Ucraina prima dell'arrivo dell'inverno, quando sarà molto difficile avanzare e il tutto si trasformerà in una guerra di posizione. Posizione che lascia molto perplessi, perché insomma ci saranno enormi problemi di logistica per quei soldati, viveri. E la resistenza sarà veramente difficile da mantenere dato il ratio di perdite attuale nelle file russe grazie ai droni ucraini da questo punto di vista la situazione per loro non migliorerà di certo quindi più territorio occupano più dovranno cercare di tenerlo e quindi la vedo molto dura con un ratio di perdite odierno di qualcosa come 1500 soldati fra morti e feriti, la situazione insomma non è delle migliori. Il dissenso interno proprio a causa di queste vittime sta crescendo in Russia sempre di più e anche se non hanno ancora raggiunto il punto critico di ribellione, gran parte della popolazione ormai non sopporta più questa guerra, mentre c'è ancora una grossa fetta che semplicemente non sa nulla di quello che succede perché non ha neanche una televisione, figuriamoci, non ha neanche il bagno. Mentre quelli che la televisione ce l'hanno ovviamente hanno subito il lavaggio del cervello in questi anni e non si oppongono al regime. Passiamo avanti. È fallito per la quarta volta il tentativo di lancio del nuovissimo e ipertecnologico missile nucleare intercontinentale russo, Sarmat. Il missile è esploso sulla rampa di lancio, distruggendo fra l'altro l'intera struttura dei test e questo, come dire, ci fa piacere, perché insomma, dai. Si può dire che la Russia non è mia nemica e tutto quanto, ma se la Russia fallisce i suoi test di lancio di missili intercontinentali, sono ancora più felice, viva la pace. E per concludere il video di oggi, vi mostro un segno di grande modernità e civiltà nelle forze armate russe, a cui è permesso di andare al fronte con chi alle proprie mogli proprio così. È chiaro che saranno lontani da casa per mesi, quindi come possono fare? Senza speranza di poter tornare a casa e essere avvicendati, tanto vale portarsi l'amore al fronte. Voi che dite. Quindi con questo per oggi è tutto. Allora, per quelli che credono nella pace fra i popoli come me, quella pace che non accetta compromessi con le dittature, e non stringe le mani ai criminali, per una pace giusta che permetta all'Ucraina di esistere come nazione, come popolo libero. Per quelle persone, insomma, che hanno ancora dei principi sani e umani. A voi, insomma, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e come sempre, un abbraccio. Alla prossima!